ora se noi montiamo e dovesse succedere un intemperie del vento, una tromba d'aria piccolissima in quell'arco che può succedere, è aperto, non è circondato dalle case, è aperto, una tromba d'aria e cominciano a volare gli ombrelli, quale sicurezza lei pone per i visitatori, bambini, grandi e cose? Un'altra cosa ancora, lei l'ha vista all'entrata della Ragusana, della strada di Fongo Fondo, come ha chiamato il campo, quella strada là, si ricordi queste parole, perché se lei poi alla fine, io non ci sarò più a Lentini, ci saranno altri che prenderanno il mio posto, come lei ha detto, Coco rinuncerà, un ruolo posto di Coco, io, tieni, posto di Coco, democraticamente, democraticamente lei lo farà, perché l'ho sentito, lei ha rilasciato questo. L'ha detto ieri a me. No, io l'ho sentito, ho il video. Allora, se lei farà così, il posto di Coco, 35 anni, lui vuole fare le bizze, questo qua vuole venire qua a comandare, chi lo vuole? Se vi chiesto posto di Coco, 35 anni di lavoro mio buttato là e perdo, avviamento commerciale, perché quello è un avviamento commerciale, io lì ho sudato per portarlo a un certo livello, io lo perdo dopo 35 anni, me ne vado da Lentini, dopo con un saluto, lei mi ridirà la licenza, era da un altro. Ma lei l'ha visto l'ingresso di quel luogo dove 200 mezzi, 220, quelli che vengono a Catania saremmo 150, no, 160, dobbiamo entrare di lei, perché non posso entrare al centro di Lentini, passare tutto l'indire in 1967, entrano di lì. Il pericolo per tutti questi furgoni che sono dalle 5 di mattina alle 8, 7 e mezza, 8, che entreranno tutti di lì. Un'altra cosa ancora, tutta la gente che verrà a visitare questo luogo dovrà entrare di lì, a meno l'indini di quella parte là, perché non penso che si farà tutta l'indini, perché se no va contro quello che dice lei. Quello che dice lei che cos'è? Di cercare di smaltire, di snellire il traffico cittadino. Su lei ci dice la gente che sta in ripunta di l'indini, da attraversare tutto l'indini, perché la 167 quale snellimento c'è? C'è più confusione ancora all'indirizzo, giusto? Allora dovevo fare la periferica, la 194 mi sembra che sia. La 194 e dovrebbe andare a dire. Una persona che non è tanta pratica a portare la macchina in quella curva, è una curva quella, quella curva. No, non mi interessa più. In quella curva rischierà la propria incolumità, la sicurezza, la toglie di qua. La toglie di qua, no, non ne voglio più. La toglie di qua la sicurezza e la coperta. Mi commogli a destra e mi scommogli i piedi. Per quanto riguarda la sicurezza, lì non è più sicuro di dove siamo adesso. Per quanto riguarda la spazzatura, io ho visto che l'indirizzo non è così pulito come le dicevo, che mi sono fatto in giro. Io qui in famiglia, suocere, cognate, tutte cose, mia moglie è di casa. Non lo vedo quello che dice lei. Io, da politico, cerco di creare un'atmosfera magica, far scomparire la munizia, il desiderio di ogni politico, ma usaccio che vuol dire, non ci stai dicendo che io avessi fatto meglio, perché non avessi fatto fosse peggio, che so come funziona. Sono passato da questo centro e ho visto Lentini, mi fotografa la movita, a noi catanesi ci dice che abbiamo paura del cambiamento, essere su io che avevo paura del cambiamento. Io che vivo in una città, come non mi ero messo, ma che hanno sopra la macchina e mezza sono dove finisce. Quale cambiamento? Qual è questo cambiamento che dice lei? L'unico cambiamento che vuole fare è un mercato. E che cosa farà dopo che cambierà il mercato? Signor Sindaco, io lo dico io. Le rovine annuali. No, lascia vedere il rovino, perché un rovino proprio no, perché non vivo di Lentini. Vivo di mercati, ma non di Lentini. Lentini è una buona parte che mi dà il sostegno con tutti i mercati che ho che faccio. Bravo. Però voglio dire una cosa. Se lei toglie il mercato di Lentini, Lentini lo sa com'è in questo momento, Lentini è un mercato che è allettante, cioè tutti i migliori commercianti vengono a Lentini, commercianti su aree pubbliche, i migliori, quelli che infestano, quelli che comprano a nord, quelli che fanno stoccaggio e portano qua una maglietta che costa 15 euro e c'erano 10 euro i cristiani, per questo attira gente. Ma se lei toglie questa situazione qua del mercato e la porta là, e uno di questi commercianti incomincia a scendere gli incassi, si piglia e fa un altro investimento in un'altra zona e se ne va. Quando in un mercato mancheranno, perché sono così, perché allora Franco Fronte non è Lentini,
Callintini, non è Lentini, perché non ci sono bancarelle. Perché se lei prende il mercato di Lentini e fa cambio con Callintini, Lentini non fa più niente, Lentini si chiama Callintini. È l'organizzazione che è nata col tempo, si è ingrandito, la gente trova di tutto, trova prezzi, trova risparmio, la gente si incontra. Io mi ricordo che lei, la sua campagna elettorale, scendeva a mercato e mi sono fatto due discussioni, lei non se lo ricorderà sicuramente. Ma io gli ho detto una cosa a lei, se lei sale sindaco, gli ho detto, me li toglie a questi zingari con i palloncini che non possono neanche passare la gente, che sono abusivi e che non hanno né partita IVA né niente. Dice, sai che io ho perso mercato. Non mi immaginavo come ho perso mercato. Sì. Miei figli. Ho perso mercato. Ho perso mercato. Non gli sto dicendo un'accusa. Ho perso mercato, può essere magari opposto. Qui è che sapevo io, non mica. Ho perso significa magari. Ma perso io per i feste e per più già. Comprendo, ho perso, comprendo anche lo spostamento. Ah, non lo sto giudicando io male. Ho perso, può essere magari. Volevo chiesto e tu metto già. Perché là? Perché là lei pensa che è più concentrato, pensa che è più. Che lei lo può controllare questo mercato, giusto? Lo sta facendo per questo, perché lo può per controllare. Ordine pubblico, lei ha dichiarato che per ordine pubblico. Lo può controllare. Sicurezza. Il mercato lì lo può controllare. Il mercato lì, se ci sono problemi, possono intervenire autoambulanze, giusto? Ci sono vie di fuga. E ora noi dobbiamo vedere queste vie di fuga dove sono, perché io credo che vie di fuga non ce ne sono. Perché questo mercato comporta così, qua c'è una piazza, c'è una strada di cui passano un mare di autotreni. Stamattina sono passato un sacco di autotreni di Ruggeri, un mare, e quando posteggeranno destra e sinistra, gli autotreni perché si incrociano questi autotreni. Tanne che il comune gli farà una strada, ma non penso perché siete in dissesto. Scusate, ce ne potete fare da Ruggeri. Oppure vi chiede stata tutta spasciata che sponda da avere andare a piazzetta la chiesa da questa menzione. Allora che succede? Che questo qua si creerà un panico, ma già si è creato senza che abbiamo montato. Figlio lo sa, si è creato un panico. La via di fuga, quale potete essere? Questa strada diventerà un imbottigliamento. Ho sentito dire ai vigili che sono entrato un po' in panico, allora possibilmente la facciamo a senso unico. Allora si è creata una criticità. Pensare, cioè, il primo giorno di farla senza uno, c'è una criticità si è creata. Allora io dico, un mercato per evitare spazzatura, per evitare pericoli, criticità e tutto quello che concerne, o si trova un'area attrezzata dove si metterà e non si toglierà più, perché se lei ci metterà là e qualcuno ci monterà, perché poi alla fine che gente non ce la fa più, può essere molto, 200, ne montano 100, 100.000, come dice lei. Quel mercato là, quando lei non sarà più sindaco e diventerà ministro, io lo spero per lei, perché ora pure Renzi ha bisogno di ministro. Lì ci sarà qualcun altro che ci dirà, guarda qua, facete schifo, facete voi, ci amatiamo ma baiocani, non siete cosa a restare qua, facete munizia, facete la pipì in de busta e venite a chiedere qua. Venite a chiedere qua, ma non sarà più un suo problema, sarà di un suo successore. Allora il successore che dirà? Ah, io sto Bosco, che mi è stato condannato. E allora lei che cosa ci propone? Lei che cosa? Un biviere. Come un biviere? Ma un biviere non vuole abbiare. E che succede? Sto pulito. Che succede? Ora io gli dico, non è che noi vogliamo chissà che cosa, ma vogliamo lavorare. Lei, io manco conosceva, se lei non toccava me. Non lo mai conoscere mai. Ora invece lei, nella mia vita, nei miei sogni, compare. Ma ridere perché non c'è niente da ridere. Compare perché? Perché mi sta creando malessere. Mi ha creato un malessere nella mia vita. E nella vita di tutti. Ma tutti, no, no, lei sono. Allora, vi dico una cosa. Una persona, io so che lei ha iniziato con la politica. È giovane. Ma una persona che deve iniziare a fare politica deve stare nel popolo, col popolo, deve sentire. Ora lei giustamente ha i consiglieri che come lei fa un passo indietro. Capisco che era così. Però una persona che fa un passo indietro per il bene della comunità è onorato. Lei non sta facendo la guerra. Posco, come vogliono chiamare, ti sei tirato indietro, c'era stevinda, ma che
Quindi la gente operai, è onorato una persona che aiuta un popolo, è onorato, perché questa dovrebbe essere la democrazia, questa dovrebbe rappresentare l'articolo 1 della Costituzione, il lavoro, non ci... Guarda, lei dice, io non ti sto negando il lavoro, io ti sto portando da una sede, ti sto trasferendo a un'altra sede, però lei, mi picchia il negozio di centro e mi porta in periferia, secondo lei io l'affitto di un negozio centrale in via Tinea costa quando mi faccio un affitto per la Gio Sant'Agata? Oppure come ci dico Santa Maria Vecchia, non lo so come si chiama qua. Costa lo stesso un affitto? No, non costa lo stesso. La stessa cosa è il mercato. Il mercato lì è storico. Io ho gente che mi trovo a memoria. Tutti abbiamo la gente. Noi non saremmo qui se fosse la rivessa. Se la 167 rappresentasse una tentativa di guadagno, un'altra storia era a citare a Lombardo. Rammi un poco più lungo, rammi un poco più largo, chiedo che posso non andare più, perché giustamente lei facendo un sorteggio, in presenza di chi l'ha fatto questo sorteggio? Chi è? Chi c'era presente quando lei ha fatto questo sorteggio? Io non la interrompo, poi parlo. C'erano poliziotti, c'erano finanza, c'era tutto quello che si vuole per l'opinione pubblica. C'era tutto quello? Tutto quello che concerne finanza, non lo so se c'era polizia, non lo so. Io però non c'ero. No, Arsino, io volevo sapere cosa. Io però non c'ero e non posso testimoniare che c'era un sagente. Un ricusino che stare, io picchietto caricusino. C'era la polizia, c'era chi che c'era dato. Non è che lei, mi scusi, anche il dirigente. Ma non è che lei se regolate 25 o 15 punti. Ma su come si faceva questo sorteggio? Perché io posso pensare che lei ha agevolato persone che possono andare. Io posso pensare, sto dicendo. Il pensiero è libero, non lo so. Solo pensare, il pensiero è libero. Lei sta dicendo, lei fici. Io posso pensare, giusto? E sui circo che lei fici, già sto posando a lei, che è corrotto. E non lo posso dire, non si mi pensi. Gli altri 60 anni, non si mi pensi. Però voglio dire, non c'ero io. Non c'era la mia categoria, non c'era nessuno. Lei ha fatto un'assegnazione di questi posteggi. Noi abbiamo vissuto tutto il movimento, tutto il cambiamento, tutto i posti per come sono stati assegnati, con la pazza che viene a serie, mettere tutti i raccati, tutti storti, c'erano due. Voglio dire, lei ha fatto, non ha fatto a livello una piantina dove. Ma questo non ci interessa a noi. Noi non ci interessa, noi vogliamo solo se lei insieme a noi trova un accordo, non per forza da sgombera tutte quelle vie che ci sono, piazza, Sadenica, tutto cosa, via Patti, e troviamo l'accordo con quel signore là dentro, il resto là dentro, ma via Patti a lei non ci tocca niente, se la chiude di qua e di qua. Ci sono tutte le strade, stamattina quando noi facevamo il corteo la gente girava, se ne andava, c'era un sacco di strade per poter uscire. Via Patti non ci abita nessuno, è una via libera. Via Patti è là dentro. Il mercato avrebbe un fiore all'occhiello, continuerebbe a essere il mercato storico e lei avrebbe tanti consensi anche dei cittadini, perché tanti cittadini non lo vogliono toccare il mercato. Ma non hanno Facebook, non hanno come poter fare. Oppure se scanno, dice che. Se in sintesi è trovare una soluzione insieme che sia consona sia il nostro lavoro. Ora io lo so che lei mi fece parare. Che lei è più piccolo di me, io ho esperienza di vita, io ho girato mezzo mondo, io so che cosa vuol dire la vita, e quindi lo so che le vuole dire, così bene, per delle parole, un momento, non è che lei sia per altre cose, io spero fosse meraviglioso, è mia, io sentigli dire una cosa di questa qua, fosse, sa, giocavi da Sant'Affio, non c'era mai Sant'Affio, io credo in Dio, e qua se me lo pensate. Non sono, però voglio dire, un'apertura diversa da quello che fino adesso ci ha dato. Basta, niente che dire. C'è qualcun altro? Allora, lei, signor Coco, mi conosce per questa vicenda. Solo per questa ma vicenda. Ma non è una vicenda personale. Non è una vicenda che riguarda lei o un simbolo mercatale e un singolo soggetto che rappresenta momentaneamente l'istituzione. Questa è una vicenda che parla di democrazia. Io rispetto molto la vostra posizione, rispetto la vostra protesta, rispetto la vostra manifestazione, sono qui per dirvi come la penso, come la pensava il Consiglio Comunale e come la pensa questa istituzione.
In democrazia questa parte, che l'istituzione, decide in base al mandato che ha ricevuto dagli elettori. Questo è un principio. Non hanno deciso di cambiare il Consiglio mercato. Comunale è rappresentativo degli elettori. So sapevano, non è, se non poi chiamare la campagna elettorale, col cancello mercato, io cambiare di chiamare. Ma chiede il 67, signor Sindaco, ma chiede il 67. Io l'ho fatta parlare, lei ha parlato di tutto. Lei ha parlato di Renzi, ha parlato di politica, ha parlato di esperienza, ha parlato di commercio. Io mi aggiorno. Una tesi, un trattato sulla viabilità, sulla sicurezza. E io le dico, le ribadisco quello che le dissi quando ci siamo incontrati in comune. Se ci sono criticità di viabilità nell'area mercatale di Largo Barcellona, là ce n'è 10. Là ce n'è 100. Ah, come da? Ce n'è 100. Perché ho visto anche il disordine che si genera con una manifestazione di piazza. Con una semplice manifestazione. Quindi, stiamo parlando di lavoro, sì, ma stiamo parlando anche di scelte. Di sicurezza, di viabilità, di ordine pubblico, scelte che un'amministrazione ha il dovere di affrontare, possono essere anche impopolari. Non è su quelle scelte, su come voi la vedete, che io posso cambiare un'opinione. L'opinione è formata in Consiglio Comunale, è motivata, ci sono i verbali, li potete leggere, quella posizione non è cambiata. In più ho aggiunto una cosa, se quelle criticità tecniche e logistiche, al netto della individuazione del quartiere, sono superabili, io e il mio ufficio è a disposizione, a vostra disposizione 24 ore su 24 per trovare la soluzione agli stalli e agli spazi, perché, e questo è un commento a margine, se voi vi trovavate negli spazi che erano stabiliti a via dello stadio, a largo Monreale, non si capisce il motivo per cui voi non vi trovate lì. Non è uguale, però sono pronto a venirvi incontro, sono pronto a venirvi incontro e a risolvere le criticità che voi evidenziate. Vi sto dando carta bianca, noi le riceviamo. Perché il Barcellona è a porto stadio. Quali sono queste? Chiaro, questa è la posizione. Per quanto riguarda la scelta, come io rispetto la vostra manifestazione, voi dovete rispettare la scelta di questa. E qual è la scelta di questa? Io rispetto la vostra protesta. Ah, non c'è protesta, ciao. Nessuno, a lei che sta facendo, ne faccio parlare. Nessuno vi dice di andare via, da che qui siete benvenuti. Anzi, dopo 40 anni sta prendendo in giro le persone, lei, guardi. Lei sta prendendo in giro le persone. E questa è la perché lei si è arroccato dietro questo discorso. Non è che fare parare, mi sta dicendo il stesso parola che dico ogni giorno. Ma non cancio niente, ma non cancio niente. Che sembra parole, io almeno ho esposto un discorso, ho messo il nostro cuore, ho messo il nostro lavoro, ho messo il nostro reddito che abbasserà, e lei mi dice se mi passa con questo che cosa dobbiamo ascoltare. Ma lei scende un capito, ma lei sceso qua per dirci le stesse parole che io ho sentito dire ieri, identiche, che è un discorso. Ma lei invece pensava che con una manifestazione io potessi cambiare la mia idea. Ma io non speravo niente, io sto vedendo solo che il vostro non è questione né di consiglio né di niente, avete deciso così di buttare 200 persone di famiglia dentro. Lei ha la mia disponibilità, ma a fare cosa? Logisticamente, ma chi? Perché ci sono le telecamere e lei vuole, se vuole fare bello con tutti i cittadini, perché ha la disponibilità. Lei non riceve neanche il manganburi e il comune. Che disponibilità ha? Lei deve parlare, oggi c'è una problematica di persone che sono oggi dovevo lavorare e per colpa sua dell'amministrazione e di tutti i suoi consiglieri non stai potendo sciavagliare. Ha due settimane che torna a casa e lei si sta trincerando dietro questo discorso che dice sì, ma io autorità, cosa, spazzatura, siamo sempre là, si può montare magari volendo, ma sempre là siamo. Chi gliel'ha impedito? Come chi me l'ha impedito? La logistica, lei me l'ha impedito, lei e la sua amministrazione. Quale logistica? Lei che di colpo si è alzato, l'uomo quale problema vuole affrontare? Io le sto dicendo affrontiamo. E qual è il suo progetto? Qual è? Scusi una cosa, ma lei l'ha avuto un progetto per togliere questo mercato di là? Questa cosa idea, è un'idea, lei è sindaco, non è che viene un consigliere e ci risolve l'uomo sul mercato. Ma lei le ha letto i verbali del consiglio? Ma lei è un sindaco, le ha detto, cioè, le ha letto le dichiarazioni mie. Ma le sue dichiarazioni, le sto dicendo anche ora, io sono d'accordo le con le sue dichiarazioni, parliamo in dialogo, ma le sue dichiarazioni sono magiche, lei fa intendere, ma il suo pensiero è un altro, qual è? Il suo pensiero è che lo dovrò venire in un'altra parte.
addirittura. Sì. C'è un birro. Commercialmente parlando. Lei porta in due anni e sta rovinando tutto qua. Ma lei ha provato? Io sì, nel 1990, meglio di da. Nel 1990? Meglio di da. Allora, mi ascolta, non era sindaco suo papà, era la Rocca sindaco. Allora, nel 1990 c'erano le stesse case, la stessa chiesa, gli stessi palazzini sono rubati che c'è su ora. Io nel 1999, sono diventato vecchiotto, ma quello è stato sempre così. Non è, che cosa è cambiato dalle 167 dal 1999 a ora? Non è cambiato niente. Allora un attimo, io ero nella strada centrale, una strada dritta, e c'erano i fumaggiari, c'erano i fruttaioli che non facevano più niente, non cassavano soldi, money. La cosa bella che cos'è stato? Che il sindaco ha detto qua non state facendo niente, avete ragione. Ritornate tutti nei suoi propri posti. Perché cosa ha fatto un passo indietro quel sindaco? Perché ha visto la nostra motivazione a 1990 è storia. La storia non si può cancellare. La storia non si può cancellare. Noi viviamo di storia. Noi viviamo di storia, ancora a scuola, ancora insegnano storia. Posso esprimere la mia opinione o no? Sì. E io la sto esprimendo. La mia opinione, quella del Consiglio Comunale, in materia di sicurezza, di pubblica sicurezza, di incolumità, di igiene e di viabilità, è quella. Ovviamente non coincide con la sua. E si cristiani che ci sono qua, che sono, si chiamano tutto coco, vi chiamate tutto coco? Con la mia. Secondo la vostra impostazione possiamo anche sostituirci. L'istituzione se ne va e si sostituisce e i mercatali si mettono al posto dei consiglieri comunali. Siamo. Dove l'ha letto questa cosa? Ambulanti, mercatali, commercianti, operatori su aree pubbliche. Vi sostituite, non è più mercatali. Non è questo. È come se lei ha un operatore ecologico che chiama ammonizzato. Si chiama operatore ecologico. La proprietà di linguaggio che forse no, la proprietà di linguaggio, è poco dispregiativo. Il concetto mercatale, non cambia, non voglio disprezzare nessuno. Non lo so, a me mi sta disprezzando, un'altra perché se lei mi toglie di là e mi mette la 67 a me mi sta disprezzando. Cosa che a mia mi sta disprezzando. Il mercato non chiude. Il mercato di lentini. La sua arroganza finisce. Non sta portando niente di nuovo. Lo sappiamo la sua arroganza. Sa cosa, chi si esiste però che resta ieri. Ma lei guardi con la sua arroganza non ci intimiderà completamente. Certo, ma il mercato non chiude, che ci può fare? Il suo paese è un mercato, che ci può fare? E là siamo ipocriti pagare, che ciò può fare? Ma che ci può fare un mercato? Chi sono questi che mondo? E questo? Chi sono? E lo dica lei. Quando commerciante avete all'endine che vanno a fare un mercato, e questo è il progetto. O il progetto suo è quello che io rinunci per un altro. Questi non sono problemi suoi. Lei deve pensare. Non sono i problemi miei. Cioè io che ho una licenza, io che ho un'autorizzazione. Qualcuno mi impedisce di lavorare su. E su lei mi porta in campagna, certo che mi sta impedendo di lavorare, mi scusi, ma lei come ragiona? Ma se lei mi porta in campagna a me, no, rispetto di che cosa? Lei deve avere rispetto del nostro lavoro. Lei non ha rispetto del nostro lavoro, perché se lei mi prende a me in una zona centrale, in una zona che io lavoro e mi porta in campagna, lei ha rispetto di me, ma chi rispetto io che sono? Lei lo chiama rispetto questo per i nostri confronti? Dopo 40 anni che perché lei col suo consiglio ha deciso di questo qua. Novità, questo confronto per me può finire. Certo che può finire. Questa è la nostra posizione e questa è la vostra. Ormai va. Siamo noi autorizzati. Scusi, consigliera. Chiedo all'ispettore di poter parlare. Con l'ispettore lei si può confrontare, non con me. Qui io mi sto confrontando con gli operatori mercatali del commercio su aree pubbliche. Sono un operatore su aree pubbliche. Non mi sto confrontando in Consiglio Comunale dove ci siamo confrontati il 6 marzo 2018 e lei votò a favore dello spostamento. Lei dice una falsità. I verbali non sono corretti. Lei dice una falsità, no? Mi deve dare la parola. Lei, io mi approfitto della stampa, ne approfitto che c'è l'ispettore. Ma c'è il dirigente. E poi il dirigente, io do la cortesia al dirigente. Noi siamo proprio. Chiedo comunque per la sicurezza. I verbali di quel consiglio comunale sono incompleti. Faccio una denuncia. L'ho fatta già. Ho già fatto. E comunque si può risalire al mio verbale. Lei sta dicendo delle inesattezze.
inesattezze che riguardano la questione igienico-sanitaria. Per cui questo mercato, il mercato di Largo Barcellona, non ha ricevuto nessuna autorizzazione da parte del dirigente dell'ASP, la quale ha ricevuto da me una PEC questa ieri sera e mi ha risposto questa mattina. Prego ai giornalisti di, come dire, registrare queste dichiarazioni importanti che saranno oggetto di una nota. Il dottore Mazzilli mi risponde che ad oggi, quindi ad oggi, nessun... Lei deve dire l'assoluta verità. Io leggo testuali parole per non dire cose che non ha ricevuto oggi. Allora, al dottor Mazzilli. Al dottor Mazzilli, il quale mi risponde: a tutt'oggi nessuna richiesta è pervenuta a questo servizio SIAN. La richiesta era se il mercato di Largo Barcellona avesse ricevuto autorizzazioni dal punto di vista legislativo da parte dell'ASP per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie. L'ordinanza in questione è l'ordinanza del Ministero 2002. E in quale data è stato il rilascio? Risposta del dottore Mazzilli: a tutt'oggi nessuna richiesta è pervenuta a questo servizio SIAN. Per cui, signor sindaco, le cose si dicono correttamente. Per cui in questo momento, fino a questo momento, il mercato di Largo Barcellona non ha nessuna autorizzazione igienico-sanitaria da parte del responsabile SIAN del distretto di Lentino. Chiudo argomento.